Pulatello di Zibello viene considerato il re dei salumi, ma perché viene considerato tale? Chiaramente perché viene fatto dalla parte più pregiata del maiale, la coscia, ma non solo, viene utilizzato una parte, il cuore, quindi viene tolto lo stinco, viene tolta la parte a fianco che diventa un fiocco, viene rifilato nella parte davanti per diventare il culatello di Zibello. Chiaramente viene fatto e può essere chiamato così solo per quei comuni che fanno parte dello Zibello, siamo nella bassa Parmense, vicino al lungo fiume Po. Quindi abbiamo dei profumi e degli elementi straordinari e chiaramente il suo pregio viene derivato dal fatto anche dalla stagionatura. Provate a pensare che questo prodotto può stagionare anche 20-24 mesi con una perdita e un calo peso molto 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 importante. L'azienda agricola Bre del Gallo è un produttore straordinario che lavora ancora alla vecchia maniera, fa parte del presidio della slow food, quindi vuol dire che usa ancora tecniche di lavorazione antiche usate un tempo, e chiaramente questi due elementi fanno sì che a livello economico sia un prodotto di grande spessore. Chiaramente già alla notte dei tempi i vecchi contadini per loro era una ricchezza, era un tesoretto, perché aveva un grande valore economico, veniva donato ai nobili ma veniva anche venduto come grande merce di scambio. Provate a pensare che la vendita di un culatello poteva ripagare l'acquisto del maiale, quindi valore immenso. Chiaramente il microclima, la nebbia che lo avvolge, le lavorazioni, le vecchie cantine, il fatto delle vecchie cantine dove si mette ancora il Fortana a maturare questo vino straordinario che dà ancora più i profumi e i sentori al culatello, fanno sì che diventa un prodotto unico al mondo, non solo in Italia ma al mondo. E mi raccomando, non confondetelo col prosciutto crudo, perché il culatello è e rimane culatello. Tu sei di un altro